sappiamo tutti delle difficoltà con il quarto conto energie e adesso insomma le problematiche che poi sono nate con il nuovo conto energia, ma c'è ancora interesse, insomma le persone, le aziende hanno voglia ancora di investire per migliorarsi, per avere delle ultime tecnologie, per risparmiare energia, ecco, per essere più efficienti, o la crisi ha del tutto stroncato questo settore? Allora, le aziende che ci credono ancora e che sono disposte a investire, purtroppo ahimè sono poche. Noi lavoriamo moltissimo con i privati e stiamo realizzando tantissimi impianti piccoli per civile abitazione da 3, 4, 5, 6 kW al massimo. Torno alle industrie, alle ditte che non credono più, anche perché venendo a mancare il conto energia, venendo a mancare l'incentivo, non interessa più. Era interessante fin tanto che un'azienda che investiva ripagava il proprio impianto in 3-4 anni. Oggi risparmiando solo sulla bolletta i tempi di rientro sono diventati troppo lunghi e non è più conveniente per le industrie. Quindi in questo momento diciamo il settore è piuttosto fermo. Purtroppo sì, ripeto, noi abbiamo avuto un 2010, un 2011 con dei fatturati record, purtroppo il 2013 abbiamo avuto una perdita di fatturato del circa 50%, pertanto speriamo in un nuovo conto energia, comunque noi cerchiamo di tenere duro e essere presenti sul mercato anche domani e vediamo cosa ci proporrà questo nuovo governo per quanto riguarda il conto energia.